Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi è il 23 marzo 2024. Siamo a Suboe, Orzulei. Questo è il monte di Orzulei. Io sono Gigi Carreras. Suboe è la vigna della famiglia Murgia. E a 10 anni dall'impianto voglio far vedere come si stanno sviluppando i cordoni speronati bilaterali che abbiamo impostato tanto tempo fa ormai. Sono passati 10 anni, sinceramente. Fa anche, come dire, fa specie il fatto che appunto sia passato tanto tempo e che comunque la vigna tra alti e bassi si stia sviluppando abbastanza bene. Quindi andiamo a vedere cosa succede. Allora, questo è uno dei cordoni impostati 10 anni fa. Va detto subito che questa vigna ha subito negli ultimi anni violentissimi attacchi di peronospora, quindi una parte del, come dire, della vigna è abbastanza compromessa, quindi il vigore in generale ne ha risentito parecchio. Comunque, vediamo un pochettino cosa è successo. Allora, vedete, qua abbiamo fatto diversi punti vegetativi. Uno, partiamo da questo, che è il più debole, sostanzialmente si è seccato. Vedete, qui sicuramente c'è stato qualche intervento, qualche tappo di linfa. Vedete, qua è secco. Qua c'è un taglio, ma non è così grande. Proviamo a vedere se riusciamo a recuperare questo punto vegetativo. Quindi taglio qua, è verde. Lo taglio a una gemma, a un bourillon più la gemma di corona per cercare di rinforzare il punto vegetativo. Vediamo cosa succede. Questi qua sono dei germogli che non ci interessano perché sono sul fusto, quindi li eliminiamo rispettando le corone. Questo è già un punto vegetativo più importante. C'è qualcosa qua dietro. Questo lo eliminiamo facendo attenzione ai tagli di corona. Vedete la distanza che c'è fra la distanza di internodo? Questo mi consente, che cosa? Non di tagliare qua. Posso fare un taglio, diciamo, su legno di 2 anni. Questo è legno di 2 anni. Riabbassarmi, ma anziché tagliare qua, taglio qua sopra. C'è sufficiente distanza, diciamo che oltre un dito, quindi siamo 2 centimetri abbondanti per il legno di rispetto. E poi ho una gemma che va verso il basso, così. E una gemma che va verso l'alto, quindi taglio qua e l'anno prossimo potrò ripartire da questo punto. Quindi questo taglio, questo punto vegetativo è salvo. Questo lo eliminiamo. Stessa cosa qua, vedete, guardate cosa è successo qua. C'è un tra la prima gemma, questa non è germogliata, una gemma qua dietro, non la vedete, non è germogliata, è germogliato questo. Quindi non taglio qua sotto, torno indietro. Taglio qui, anzi taglio, sì, taglio qui, perché se anche mi germoglia questa gemma ho sempre tempo per ritagliare. Elimino questi qua, questi germogli, facendo dei tagli rispettando la corona, e questo lo porto a una più una gemma. Anche se, sì, per forza devo portarlo, perché un tralcio mi verrà qua, un altro tralcio mi verrà qua, e quando eliminerò questo secco avrò la prosecuzione verso questa. Questo lo elimino. Idem come sopra, eliminiamo i tralci che non ci interessano, questo non ci interessa, questo non ci interessa chiaramente, non ci interessa. Questo qua dietro non ci interessa, facciamo tutti i tagli rispettando le gemme di corona. Anche qua l'internodo è importante, tra la prima gemma e la seconda gemma, quindi non taglio qui, non taglio il raso, taglio qui in alto, posso fare un taglio per abbassarmi e lascio una più una gemma. Questa gemma in particolare sarà quella che mi farà rimettere in asse l'anno prossimo, cioè quest'anno in realtà, quando la potrò fare, perché si svilupperà così. E questo, diciamo, è uno degli esempi del cordone speronato. Però, come dire, la ramificazione non sta salendo più di tanto, vedete? Cioè, in 10 anni quanto abbiamo preso? 10 centimetri? Va bene, non è un problema. In 20 anni posso arrivare sin qua e chi se ne frega. A parte il fatto che tanto comunque, adesso io sono la vigna a gradoni, quindi sono nella parte più bassa. Quando mi dovessi alzare ulteriormente, mi metterò nella parte più alta e quindi non avrò problemi. Questo è un altro bel esempio di cordone ramificato, cordone speronato bilaterale ramificato. Vedete, qua abbiamo meno problemi. Bello grosso, il cordone sta sviluppando molto bene. Partiamo da qui, cominciamo a eliminare tutto quello che non ci interessa. Germoglio laterale. Germoglio laterale. Via, rispettando le corone. Vedete qua, qua è interessante. Non taglio, la tecnica
diciamo, dei nostri anziani, dice tagliare qua per rinnovare e stare sempre bassi. Ma in questo caso cosa perché conviene fare una cosa del genere? No, non conviene perché sto tagliando legno di 2 anni, attaccato al tralcio, al germoglio, al tralcio che sta sotto. Se io taglio qua, faccio una grande ferita di potatura, un bel cono di seccamento, quindi mi va a pregiudicare la linfa che scorre verso questo. Quindi io cosa faccio? Taglio qui, rispettando la corona, elimino il secco e poi lascio una più una gemma. Questa gemma che sta verso di me, voi non la vedete, mi servirà per proseguire la ramificazione l'anno prossimo. Andiamo qua, ugualmente, questo lo eliminiamo, rispettando la corona. Stessa cosa come ho detto prima. Taglio qui, no, non taglio qui, elimino i tralci più bassi rispettando le corone e poi lascio una più una. E questo qua sarà la gemma che quest'anno germoglierà così e che mi riporterà in asse. Vediamo qua, qua è un po' più complicato, però non posso farci niente perché vedete si è sviluppata verso questa parte. Quindi io non posso, dovrei fare un taglio enorme sul legno di 5 anni, 6 anni qua. Assurdo, non esiste, però qua ho una gemma, ho il bouillon, quindi cosa faccio? La sfrutto per riportarmi l'anno prossimo e gli anni a venire verso l'asse, quindi elimino tutto questo. Si sentono i galli che cantano, è mezzogiorno e mezza, quindi mi sa che sono un po' confusi. Ripeto, qua c'è il bouillon, quindi la prima gemma visibile. E poi subito dopo una gemma franca che va verso questa, io taglio dopo la prima gemma franca, in questo modo l'anno prossimo eliminerò questo tralcio e lascerò il tralcio per riportarmi in asse. Vediamo questo caso. In questo caso abbiamo, come ne abbiamo visto prima, abbiamo che la distanza internodo tra la prima gemma e la seconda gemma ci consente di fare un taglio in alto. Lasciare un po' una porzione di legno di rispetto, utilizzare il bourguignon per l'anno prossimo e per riportarmi in asse, o anche un altro per andarmi verso questa, perché poi la distanza sarà importante. Se la distanza, se lo sviluppo, diciamo, dell'internodo rimane questo, io l'anno prossimo raserò semplicemente e aspetterò che la linfa scorra verso questo tralcio, questo germoglio che sarà così. Quindi la linfa adesso sta facendo così. L'anno prossimo sarà uno da una parte e dall'altra. L'anno prossimo, se l'internodo non cresce, raserò semplicemente qua. Avrò un taglio che va in questa zona, ma la linfa la intercetterò prima e quindi me ne andrò, mi riporterò in asse. Quindi, otto a. Sostanzialmente a una gemma franca. E questo è fatto. Abbiamo anche un germoglio che parte dal basso e che non ci interessa. Comunque, vedete, questo il cordone sta andando, hanno suonato perché, come al solito, quando vedono la macchina in vigna, gli amici, anziché fermarsi, però suonano e basta. E io dico sempre: venite ad aiutare. No, vabbè, sto scherzando. Quindi, insomma, lo sviluppo sta andando abbastanza bene, tutto sommato. Purtroppo il cordone speronato a 8 punti vegetativi si è seccato in parte. Sono rimasti soltanto 1, 2 e 3 punti vegetativi. Questo si è seccato e non so perché. Tra l'altro è rimasta in vita la parte che aveva una rottura, diciamo, si era spaccata qua. Non so perché cosa sia successo, sinceramente. Vedete, sono seccati. 1, 2, 3. Qua ce n'è un altro, 4. Quindi così è. D'altra parte, adesso l'unica cosa che posso fare è cercare di potarlo, continuando con la ramificazione. Quindi taglio questo secco, taglio questo e lascio a 2 gemme questo punto. Qua lo stesso, qua ci stiamo salendo troppo, vedete? Qua ci stiamo sollevando molto, ma cosa fare? Dovrei fare un taglio largo qua, non me ne frega niente, lo lascio in vita. Salgo, pazienza, elimino i tagli di un anno, anche questo lo elimino, infine in questo caso taglio la parte di secco e qua gli lascio 2 gemme, bourguignon più una gemma franca. Qua posso, invece posso fare un taglio, anche un taglio di ritorno, questo è secco, perché
vedete qua c'è abbastanza legno da qui a qui, quindi ho possibilità di fare un taglio rispettando con un bel regno di rispetto, 1 e 2, e il cordone è potato. Questo eliminiamo, così lo vediamo bene. Di questo cordone rimangono soltanto 3 punti vegetativi, meglio di niente. Un altro esempio di cordone speronato bilaterale, ramificato. Questo si vede, guardate com'è grosso, guardate che bello che è, com'è simmetrico. Qua naturalmente c'è stata, bisognava fare più potatura verde, ma io sono già passato una volta, poi non ho avuto tempo di passare una seconda volta e quindi ovviamente si sono sviluppati gemogli dappertutto. Cominciamo a eliminare tutto quello che è nel fusto che non ci serve, sempre rispettando il legno di corona, le gemme di corona, scusate. Cominciamo a eliminare questo. Questo, tutti i germogli che stanno sul fusto non ci servono. Noi dobbiamo sviluppare i punti vegetativi, quindi castelletti. Allora, partiamo da qua. Come ho visto prima, continuiamo a eliminare tutto quello che sta sul fusto e sul semicordone sostanzialmente, quindi anche questo. Vedete come si sta ramificando bene, si sta proprio attorcigliando, che è quello che deve fare appunto il cordone speronato. Vedete, distanza internodo, importante per la prima e seconda gemma, taglio qua. Sostanzialmente mi sto abbassando e poi ho una gemma qua e una gemma qui. Quindi, bourguignon più prima gemma franca e l'anno prossimo mi riporto in alto. C'è una vita americana che devo innestare, adesso la taglio un pochettino perché sta rompendo le scatole. Questa la innesto a breve, a brevissimo. Oh, dicevamo, quindi l'anno prossimo avrò il tralcio che se ne va verso questo. Quindi eliminerò quello di sotto da questa gemma e ripartirò verso su. Idem qua, vedete qua, molta distanza internodo, qua di due dita, fra la prima e la seconda gemma, taglio qua, elimino. E qua taglio una più una bourguignon più prima gemma franca. E anche qua avrò un tralcio. Anche qua avrò un tralcio che quest'anno mi scusate, una gemma, un germoglio che andrà così e che mi riporterà in asse. E eliminerò quello che va sotto. Stessa cosa qui. Qua la distanza tra dei due internodi è un po' più stretta. È un po' più stretta, tuttavia, in questo caso sapete cosa decido? Sì, mi posso salire diciamo, non sono salito manco 10 centimetri, quindi elimino questo sul fusto, elimino questo secco, e c'è anche un bostico, vedete? Tanto bellissimo, un colore azzurro. E il bostico mi sta rovinando la vigna, perché mi sta mangiando veramente un sacco di rami del cordone. Dei cordoni. Ho il bourguignon più la prima gemma franca, elimino qua. L'anno prossimo me ne frego un altro. E dulcis in fondo, l'ultimo castelletto, elimino quello appunto che non mi interessa. In questo caso c'è poco da sbagliare perché vedete, qua ci sono passate le pecore, hanno fatto un po' di danno. Però la pianta è viva, ho una più una gemma, ecco qua. Quindi come vedete, guardate quanto era grosso, guardate com'è vigorosa la linfa, cioè bella, bella grossa. Per cui dai, potato anche questo cordone speronato che sta diventando interessante. Tra l'altro, chiaramente, man mano che la vigna cresce, questo lo conserviamo, si è rotto. Man mano che la vigna cresce, produce un vino sempre di maggiore qualità, perché è chiaro che c'è maggiore concentrazione, maggiore estrazione e quant'altro, quindi l'estrazione avviene poi in cantina, però c'è una maggiore concentrazione degli zuccheri, maggiore concentrazione delle sostanze fenoliche, perché la vigna comincia a diventare appunto matura. Diciamo che dai 10 anni in poi abbiamo il periodo di massimo splendore della vigna, per cui cerchiamo di curarla per provare a produrre un vino decente, almeno bevibile. Dai, facciamo l'ultimo esempio di cordone speronato a 10 anni dall'impianto della vigna. Questo penso era rovinato. Anche questo sta sviluppando
abbastanza bene, ha avuto un po' di vicissitudine anche questo qua, però tutto sommato i castelletti si vedono bene. Allora vediamo un pochettino cosa succede. Qua abbiamo un po' di germogli multipli, vedete? C'è uno qua, uno qui, uno qui. Qua la cosa da fare è eliminare questo, sperando le corone, fare il taglio qua sopra, c'ho sufficiente legno di rispetto, utilizzare il bulillon più la gemma franca e ristabilire qua su. Qua posso questo qua invece taglio qua in basso, perdo un centimetro, ma lo accetto. E mi tengo una più una, in questo caso qua l'anno prossimo salirò, qua c'è il bulillon che non è ben sviluppato, preferisco lasciarne una in più per sicurezza, per essere sicuro di ritornarmene in asse. Qua abbiamo un germoglio che non doveva esserci. Elimino qua, vedete, non ho tagliato il legno di due anni raso, perché qua era il legno di due anni, ho tagliato raso il legno di uno. Andiamo avanti. Qua elimino, questi sono tutti germogli multipli che dovevano essere eliminati in potatura verde, io ci sono passato però non ho fatto in tempo, in questo caso elimino questo qua, questo è il secco. Anche qua, vedete, ho il problema che si è sviluppata bene la prima germoglia franca ma è verso il basso, quindi io elimino questo, mi tengo bourillon più gemma franca più uno, faccio anche un po' più di produzione. In questo caso invece l'internodo non ho grossi problemi, molto importante, tra la prima gemma e la seconda gemma elimino qua e qua tengo una più una. E anche questo, e anche questo cordone di 10 anni è stato potato. Insomma, dai, in conclusione, diciamo che la vigna di Suboe in questi 10 anni ha visto di un po' di cotte e di crude, tra siccità estrema, io sono in asciutto, e attacchi di peronospora, quindi annate molto altalenanti, e questo un pochettino ha nuociuto alla vigna, perché ho avuto diversi dissecamenti, c'è stato il bostrico che ha compiuto bei danni, qualche gelata. Tutto sommato in 10 anni la vigna sta rispondendo bene, io riesco a farmi quei 350-400 litri di vino, che è quello che serve, diciamo, per la nostra famiglia, e va bene così. Quindi insomma il prossimo video non so quando sarà, diciamo che potremo farlo tra 5 anni, fra 10 anni, se ci saremo ancora. Non facciamo previsioni perché di questi tempi non si sa mai cosa può succedere, per cui intanto grazie per l'attenzione. Spero che questi video vi siano serviti, se anche questo video sia stato utile per capire come si evolve la vigna nel corso degli anni. E poi dai, ci rivedremo quanto prima, speriamo con una vigna ancora bella, sana e vigorosa e in crescita. Alla prossima, ciao!